Ciao a tutti amici di Scuola e Botte. Allora oggi vi ho portato una ragazza, perché mi dite sempre: Cicolo, ma porti sempre maschi, porto sempre sti maschioni grossi eccetera. Vi ho portato una ragazza, ma non per il vostro piacere, perché lei mena, ok? Già l'avete vista nei video. Oggi però io con Nicole volevo fare quattro chiacchiere libere, cioè dove lei ci racconta sostanzialmente tutto quello che vuole. Basta ste domande, tu combatti, che fai, quanto hai vinto. Libera, quello che te pare proprio. Cioè, io voglio raccontare le curiosità su Nicole. Scuola di Botte. Siamo di Scuola di Botte e meniamo tutti i bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu vuoi vincere colpisci sotto. Vai con Ciccalone che ti insegna a fare a botte. Allora, un'altra cosa interessante di Nicole, che pochi sanno, è che Nicole è una videogiocatrice, però specifica, giusto? Cioè non è che giochi ai pupazzetti, draghetti, Candy Crush, tutte ste stronzate qua, ma lei gioca a UFC, ragazzi. Oppure Tekken, ti videogiochi di diciamo dove, c'è semena lei ci sta a giocare. Sì. E mi diceva una cosa curiosa, che lei quando gioca a UFC, raccontaci tu che è figa. I personaggi che scelgo sono le sparring partner che mi hanno menato più di recente, quindi perciò magari te vendichi virtualmente, è figa. Esatto. Come cosa. Oppure che ne so, se qualche sparring partner c'ha qualche match importante lo simuliamo a UFC. Quando capita, ne so, Michelle deve combattere contro Johanna, lo proviamo a UFC. Le mettete lì, vedi le mosse che fa. Sì. Ma lo reputi realistico come assolutamente cosa? Assolutamente sì, assolutamente sì. E riusciamo anche a, insomma, a dissipare delle dispute, ce le spicciamo a UFC. Cioè, tipo, se quella facesse con quella, chi vincerebbe? Potrebbe essere sì. Se quella contro quella usasse i suoi calci, guarda che succede. Guarda, hai visto? Se gli mette quel calcio la mette giù. Tecnicamente le statistiche ce le mettono sì, dentro, sì, no? Sì. Dice la stamina, funziona, cioè, power. Provi le cose, funzionano. Quindi è divertente. Poi non mi sono mai cimentata nel crearmi il personaggio. Infatti, capitato, quella è una cosa, la prima curiosità ma è che si è fatta il personaggio. Su Instagram mi mandano le foto quando fanno il mio personaggio, è bellissimo. Tipo, prima dei match per farmi il tifo, mi fanno il pupazzetto con la maglia dell'UFC. Ah, non ci crediamo, forza, mi collo in UFC col pupazzetto del videogioco, troppo figo, carinissimo. Ma viene somigliante? Sì, assolutamente sì. Ecco, i tatuaggi, i tatuaggi non sono gli stessi, vabbè, però insomma mettono le zone, delle zone dove ce l'hai, trecce. Allora, magari una sera la sfidiamo a Nicole, magari non qui su un canale specifico di videogiochi di cui non faccio il nome, ma soltanto il cognome. No, chi mi segue lo sa, perciò magari una sera facciamo sta sfida, la facciamo collegare con la PlayStation 4 e sarà veramente Nicole, magari in Discord faremo vedere che è proprio lei, perché se no non ci credo. Ah, ma te stai a giocare con altro, non è lui. Invece no, live from Albuquerque. Perché qualche sera noi le facciamo le sfide coi ragazzi, quelli giovani, ma a me battono sempre, io sono una pippa UFC. Sicuramente mi batterai pure tu, perché ovviamente sono una pippa pure lì, però diventa una cosa divertente, sfidi il personaggio attraverso il coso. E sarebbe carino poi con tutti i fighter anche. Perché poi ho visto qualcuno faceva per esempio Alessio su UFC, qualcuno aveva fatto Marvin. No, mi ricordo uno dei primi periodi che Alessio era in UFC, uno dei suoi obiettivi era appunto essere nel gioco. Sembra una stronza, uno diceva. No, è una cosa bellissima. No, ma se tu, allora, io sono adulto, no? Sono molto grande, tu sei più giovane di me, poi ci sono persone più grandi e persone più piccole. Allora, per uno più piccolo di noi, stare in un videogioco è come al posto della Statua della Libertà. Certo. Se prendi uno dei 50 anni, tipo un coetaneo mio, che gli dici i videogiochi, ma sempre mi rispondo, ma tu giochi ai videogiochi? Ma che sei un ragazzino? Ma li mortacci tu, gli rispondo io. Ma quello è il primo mercato al mondo, a livello dei soldi. E tu mi stai a dire, ragazzi, i videogiochi sono tutto. Cioè, ormai pure le casalinghe sull'autobus che giocano, come dicevo prima, a Candy Crush, cioè... Kings ha fatti miliardi con queste cose e loro ovviamente sottovalutano il tutto. Senti, un'altra domanda invece, questa è un po' più particolare. E come concili, facciamo un esempio, un impegno di natura sentimentale con quello che fai? Questa è una domanda che magari la gente dice, ma Nicole, che ne so, è fidanzata, è sposata, è casta, che cacchio ne so? Cioè una domanda è difficile, viene. Perché ovviamente uscire con un ragazzo... Stasera andiamo a cena fuori? No, sto tagliando il peso.
Allora stasera andiamo a ballare? No, domani mattina hai colpito lì alle 9. Ma come? Allora stasera facciamo tardi? No, mi fanno male le gambe, ho fatto wrestling, non voglio andare a ballare. Con una persona fuori dal mondo del No, e poi sport. l'altra domanda che te volevo fare, È così. se esci, no, ma allora, mettiamola così, facciamo conto, tu esci con un ragazzo normale, cioè uno che non combatte, che potrebbe essere tecnicamente pure meno forte di te. È questo, io non posso uscire con un uomo Vabbè, domanda, eh. Esatto, a allora, cui vedi, meno, cioè, è la prima domanda è questa. Cioè, è un problema perché non lo so, devi sentirlo più forte. sì, ma Mettiamola nel così, che senso, poi. essendo una donna mi piacerebbe sentirmi protetta, non posso essere io che gli faccio da babysitter, da bodyguard, da badante, insomma no. È un po' difficile, ecco, un po' difficile per una ragazza come me avere una relazione normale, quindi Perciò, mi ha un po' accantonato allora, questa cosa. escludiamo intanto i ragazzi normali. Però un fighter bello grosso. Ci sono delle coppie, io conosco delle coppie nel mondo degli sport a combattimento, che c'è lei che combatte e lui che combatte che è ancora più forte. Questo potrebbe essere diciamo una strada, dovresti trovare uno forte che combatte, che ti deve piacere, che tu piaci a lui, che andate d'accordo. Cioè. E poi ci ammazziamo il Esatto, fight poi week. diventa No, un no, incastro sta no, no, cosa. no, non si può fare. Pensa, lui che taglia il peso, io che taglio il peso. Ah, no. No, dovresti farli Dammi i coincidere miei queste carboidrati. Me li mangi muffin in cose. faccia. Oppure dicevo, L'altro taglia senti, il o peso. sponsor tuo, c'hai qualcosa da darmi a me? Prestami i guantoni. Diventa veramente complicato. No, perché poi ovviamente tu immagina che nella tua posizione, cioè donna fighter, sicuramente attirerà tutti maschietti sfigati anche. No, nel senso non ce l'ho con i maschietti, però quel Eh maschietto no, il maschietto sfigato. sfigato è spaventato. E no, secondo me invece attira. Eh no, no, vorrei Perché ma non posso. perlomeno io i feedback che ho avuto, tanta gente mi ha chiesto, ma tu conosci Nicole? C'è il numero del telefono? Tanta gente mi ha chiesto, mi puoi dare il numero del telefono di Daglielo, non Nicole? avranno mai il coraggio di scriverli. No, Di io te li scrivermi. evito, magari No, qualcuno è grazie. No, non stavo scherzando, però in generale, cioè, spesso mi capita che la gente dice, ah, c'è un sacco di gente che ti invita a uscire o ci prova. Dico, in realtà l'idea che mi ero fatto pure io era tutti mi quella, nel dicono, una senso. volta che mi conoscono, ah, ma io avrei avuto paura a parlarti, avrei avuto paura a invitarti ad uscire, perché non lo so perché, però insomma è così. È più la paura Però la della voglia paura è un di rompere le bel, chiamiamolo, una bella spinta alcune volte. Senti, io ci provo, tanto se scale. Al devo massimo proprio. mi mena, ma perché al massimo No, dico no, esatto. grazie, non meno No, ma nessuno. dice tanto se ci devo provare con quella della porta accanto, a sto punto ci provo. Perché c'è anche questa tendenza. Io per esempio vedo dei ragazzini su Instagram che aprono per dire, fanno una sorta di grossa chat, invitano Rihanna, queste qua, no? Invitando i profili ufficiali. Di volte mi trovo dentro. Che cazzo avete fatto che faccio? Abbiamo invitato tutti quelli famosi che conoscevamo. Rihanna, poi. Vediamo chi ci Sì, vediamo chi risponde. risponde. E le mettono dentro a sta cosa. Che poi devi fare pure esci dalla chat, cioè su No, li Instagram. lasci su altro, non li Sì, apri. oppure non li apri. A me mi Sì. rompe le palle, faccio esci dalla chat. Dopo che poi blocco quelli che mi hanno messo dentro a ste cose qua. E immaginavo, infatti, ormai c'è sta tendenza. Puntiamo in alto, ho detto, mo, vedrai che Ma a me non qualcuno. capita, a me sinceramente non capita, però. Vabbè, lì c'è pure, diciamo, la parte Sarà perché non sono combattimento. Rihanna, non No, vabbè, insomma. diciamo c'è la parte combattimento che potrebbe in Che parte intimidisce un di po' più. intimidire. Tu come ti poni con i social? Cioè, ti piace stare sui social? Ti piace essere conosciuta? Ma io sui social ci passo le giornate, Ok. ovviamente. Perciò sono una Oh. parte preponderante pure della tua vita, della tua carriera, della tua Assolutamente sì, no, immagine. ma mi ci diverto, più che altro non è che baso la mia vita su quello, mi rendo perfettamente conto che i social mostrano un'immagine che è poco. E spesso poco rispecchia la realtà di come una persona. Mi è capitato tante volte la gente mi abbia detto: Oh, dai social sembravi diversa, pensavo fossi un altro tipo di persona. Poi mi conoscono nella vita reale e mi dicono: No, non sei così. Però comunque penso Cioè, sia. come pensavano che eri dai social e come ti hanno Non lo so, trovato nella mi vita reale? trovano aggressiva, mi trovano, non lo so, un personaggio. Vabbè, considerate che c'hai la foto con i guanti messi, i calzoncini e tutto quanto, sì, in effetti. È quello che dicevo, infatti. Ma poi mi conosco e dico, ma sei una persona normale? Eh sì. La donna tipo, no, ti vede tatuata, con i guantini. Me ne frega un cazzo delle cicatrici, cioè. Giustamente, io che sono un maschio fino a certo punto, e vivendo comunque il mondo di sport a combattimento e te conosco, poi. Certo.
Che poi, ma ricordo, lei è una iena, ragazzi, mo la vedete così. Io mi ricordo una volta ho usato il caricabatterie tuo, non me l'hai fatto passare, non me l'hai fatto passare appena giornata intera. Un giorno c'avevo bisogno di un caricabatterie. Vado a usare un caricabatterie a caso, arriva lei e fa: chi è che ha usato il mio caricabatterie? Fatto io, vabbè, scusa. Vedi, a proposito dei social, avevo bisogno di controllare Instagram, era urgente. Chi ha usato il mio caricabatterie? Da quel momento, cioè, è proprio diventata una cosa. Dove giravo? Tu sei quello che hai usato il mio caricabatterie. Cioè, no, vabbè. Poi in realtà è una brava ragazza, perché vedete, sta qua, parla, spiega. E ha una dote molto... Non mi sono mai vendicata per il caricabatterie. Ha una dote poi molto particolare, che riesce a parlare alla telecamera, ha un linguaggio spigliato. Non è come gente se mette così parla solo: no, perché io boh, non lo so. Apparire, sicuramente di creare un personaggio. Poi nel tuo caso il personaggio è fondamentale. Io sui social ci sto da prima di aver iniziato le MMA, quindi il mio percorso lì è iniziato più da modella, quindi lo utilizzavo come una piattaforma, insomma, per far conoscere il mio lavoro. E grazie a quello mi sono creata una fan base abbastanza vasta, che poi mi ha sostenuto negli inizi della carriera, esatto, e poi si è un po' evoluta, insomma, è cresciuta. Perciò tu hai fuso queste due cose insieme? Sì. Da modella poi combatti. Mm-hmm. E come si sposa sta cosa insieme? Nel senso che la modella di solito è delicata, si sposa, è, magari qualche, è un simbolo qualcuno, diverso. Qualcuno ha smesso di seguirmi, altri invece ho guadagnato altri follower perché erano più interessati al lato marziale. Cambia poco. E perché avrebbero smesso di seguirti? Non lo so, così. Perché magari c'è gente che è interessata solo a vedere le foto così messe carine, in posa. E allora si va a vedere la pagina di qualcun altro, insomma, si va a vedere le pagine di Playboy ed è più contento. Magari invece c'è gente più interessata al lato sportivo e inizia a perché tu hai un po' che... hai un po' tolto attenzione su quello e hai aumentato attenzione sì, diciamo, sull'altro. Prima il mio lavoro era fare la modella, adesso il mio lavoro è combattere, quindi insomma negli ultimi 6-7 anni è un po' virata come tendenza, quindi chi ha interesse a continuare a seguire quello che faccio mi continua a seguire, chi ha altri interessi va per la sua strada. Invece tu mi dicevi, quando stai negli Stati Uniti c'è un gruppo di ragazzi e ti puoi allenare con le ragazze, quando ovviamente stai magari in Italia ti devi allenare con i ragazzi. O no, o c'hai anche qui la possibilità di allenarti con delle ragazze? No, anche qui c'è una delle mie migliori amiche sparring partner, Gloria Peritore, quindi insomma ho un bel aiuto quando sto in Italia. E soprattutto i periodi in Italia ne approfitto, insomma, per stare con amici e parenti che poi non vedo mai quando sto fuori. E te ce meni con gli amici e parenti? No, hai detto amica mia migliore Gloria e gli meni. No, anche una migliore amica fuori dalla palestra, no, è un bambino bellissimo. No, vabbè. Ciao Alessandra, ciao Gabriele. E la maggior parte del mio tempo libero lo passo a vedere mio nipote che cresce, insomma. Una ragazza tipo, cioè tutti sono abituati alle ragazze fregne mosce, chiamiamole così, quelle che vanno al negozio dei trucchi, che ce l'ha un fard, che ce l'ha un ombretto, un rossetto. Tu te ne freghi un po', nel senso sei truccata e tutto quanto, ma non è il tuo primo pensiero, no? Ma in realtà nel tempo libero, ma la maggior parte del tempo ce lo passo a riposare, perché allenandomi tutti i giorni arrivo la sera, magari sono stanchissima. Quando sto al Buquerque è un po' diverso da come è la vita qua a Roma. Lì abbiamo un gruppo di ragazze abbastanza grosso, siamo tutte atlete, quindi abbiamo tutte più o meno gli stessi orari, quindi finiamo gli allenamenti, la sera andiamo alla spa a fare il bagno, andiamo in sauna, andiamo a riposarci, andiamo a fare delle sedute di recupero, bagni nel ghiaccio, insomma. Perciò tu hai introdotto che ti alleni spesso negli Stati Uniti. Sì, diciamo, tanti non lo sanno. La maggior parte del tempo lo passo negli Stati Uniti, alla Jackson Wink MMA ad Albuquerque. Che poi Albuquerque è famosa anche per una serie TV. Per Breaking Bad, cioè la città non gliene fregava una mazza a nessuno. Nella città l'ambiente non è proprio il massimo della delicatezza, infatti passiamo tanto tempo in palestra. Quando non siamo in palestra capita che andiamo a fare escursioni sulle montagne, gite, insomma lì comunque è molto bello, c'è il deserto, le montagne, oppure ci affidiamo l'una all'altra per sedute di recupero. Ma tra l'altro ho visto sta cosa della vasca gelata, ho visto negli Stati Uniti va tantissimo, per esempio, anche in Thailandia. Perché ho visto Thailandia. A volte Marvin ci ha detto del suo nutrizionista che fa ste vasche gelate, poi ho visto un po' le foto. Ma sia perché il freddo aiuta il metabolismo, ma il motivo numero uno è per il recupero, cioè alla fine quando ti metti il ghiaccio da una parte ti fa male, ti metti il ghiaccio tutto il corpo.
dopo hai fatto sparring che ti fa male ovunque, ti metti tutto nel ghiaccio. Tutto nel ghiaccio. 8 minuti e ci fuori sei come nuovo. Quindi... Ed è tosta però come cosa. Ma in realtà secondo me è utile anche come allenamento, perché ti indurisce a livello mentale. Cioè tu stai là, vuoi uscire immediatamente, invece con la respirazione, con la meditazione, insomma, rimanendo concentrato, ti abitui a sopportare una situazione non comoda per tanti minuti, 4, 8, quello che insomma, il protocollo prevede. E ti aiuta a livello mentale, perché anche nel match magari ci sono dei momenti in cui vorresti mollare, hai la testa che ti dice quando, dove il corpo non ci arriva la testa, quindi è un allenamento utile, pure la maschera del ghiaccio alla fine. Perciò tu quando combatti pensi che la testa aiuti tanto da sto punto di vista? Sì, assolutamente, che sì. È quello che dico poi spesso sempre io. Tanti dicono il sovrallenamento, le cose eccetera, ma se con la testa non ci stai, cioè non vuoi vincere, non vuoi combattere, la vedo veramente dura. Non è che ho sto gran talento, che sono nata alta 2 metri con un fisico particolare. Io tanto di dove sono arrivata lo devo alla testa. Cioè, ok, mi va, lo voglio fare, lo faccio, contro ogni statistica, contro ogni percentuale che mi dà per sconfitta al 100%, con la testa ci provo e alla fine ha funzionato. Cioè, il fatto che tu dici, io non so né grossa né piazzata, né quando ero piccola menavo, cioè non eri natura tu, no? Ma più che altro ho iniziato a fare sport tardissimo, non ero una dura, ero una bambina super femminile, non ho mai fatto sport, poi a 28 anni, 26 anni, così sono finita in palestra per caso, ho iniziato a fare questo sport. Mi ricordo infatti. Tutti mi dicevano, ma dove vai? Dove vado? Dove va? Vado dove mi va? No, vabbè, è figa la cosa, nel senso che dimostri che, ma serve un fisico super preparato, serve uno che geneticamente è fatto per menà. No. Se uno vuole menare, cioè menare in senso buono, combattere. Ma qualsiasi cosa puoi fare nella vita, cioè se c'hai un sogno, c'è una cosa che ti piace farla, ti ci metti con la testa, ti ci metti col cuore e vai. Intanto falla, poi vedi un obiettivo, arrivi. Esatto, è quella la cosa importante, più importante. È provarci, cioè alla fine è meglio pentirsi e dici ci hai provato, magari non ci sei riuscito, piuttosto che non l'hai fatto. Quindi se non l'hai fatto comunque non riesci, se ci provi magari ci riesci. Quindi. Tanto io dico sempre, la vita è una, no? Se non ci hai provato, ne hai fatto un cazzo. Esatto, tanto vale. Se ci hai provato e hai fallito, chi se ne frega, ce l'hai almeno fatta. Qualcosa l'hai fatta. Tanto... Poi hai visto mai che ci riesci. Esatto. Ma non è che poi, se l'obiettivo è 100 e tu hai fatto 50, comunque hai fatto 50, quello che non c'ha obiettivi da zero è fatto zero. Sempre zero. Sei molto per il riposo, no? Riposo, recupero. Esatto, il recupero. Che è fondamentale, perché per far sì che il corpo funzioni, per far sì che la crescita muscolare ci sia, per far sì che tu sia prestante, e volte dopo se non ti riposi. Tanta gente è convinta, ma io no, devo allenarmi tutti i giorni, no, non mi posso riposare perché devo arrivare ultra preparato. È una cazzata questa, mettiamola così. Sì e no, il duro lavoro è vero, aiuta, serve, indurisce, tutto quanto, però bisogna anche essere in grado di ascoltare il proprio corpo, e questa è una lezione che comunque uno impara col tempo, cioè man mano che vai avanti nella pratica. Ti Bella cosa, ascoltare il proprio corpo. Che magari all'inizio riesci a farti 10 allenamenti di seguito, però se te li fai stanco ti fai male, quindi magari una mattina ti svegli e ti senti un po' così, dici oggi c'è uno sparring duro, lo salto, riesci a allenarti tutto il resto della settimana, mentre magari fai ok, oggi faccio sparring duro, stasera faccio lotta, ti infortuni e poi stai un mese a letto, quindi se non ascolti anche il tuo corpo, esatto, il tuo corpo a un certo se punto non recuperi diciamo, poi. Ma sì. Proprio se sparring duro, ma tu non c'hai paura, lineamenti, tagli, queste cose così, no? Perché comunque sei una ragazza. Cioè io me la domando sempre questa cosa, noi maschi, magari un maschio con una cicatrice, come potrebbe avere anche il suo perché. Già detto nel tuo video precedente, un bel livido sull'occhio. Vabbè, ma il livido, il livido ok, però una cicatrice permanente. Ma le cicatrici sono i tatuaggi della vita, cioè alla fine uno che fa questo sport una cicatrice se l'è guadagnata, quindi no, vabbè, tu la porti pure con orgoglio, quindi non... Non lo so, io sono stata fortunata, non ho segni brutti in faccia, magari se avevo uno sgarro da parte a parte non sarei stata così contenta, però insomma. Però dici un taglietto, bravi medici, il naso. No, ma io in realtà ho tanti punti in faccia, solo non se ho tagli qua. Un taglietto qua si vede, si sì. Si vede poco. Poco, cioè, poco, sì, poi. Poca roba, qua, tutta aperta. È sempre una cosa curiosa, no? Perché poi c'è sempre sto lato femminile che comunque è predominante, cioè, ma a parte tutto, cioè tu non hai perso la femminilità, capito, nel combattimento, diventi tipo un uomo. No, per fortuna no.
Senti, invece i tatuaggi, che ce n'hai tantissimi, com'è il tuo rapporto con i tatuaggi? Ma in realtà adesso ho un po' smesso di fare, tanto tempo non me ne faccio uno. Io mi ricordo ce n'avevi una tonnellata. Ce li ho ancora? No, ce n'avevi una tonnellata già ai tempi, ne ho ancora. Si sono cancellati col tempo. No, non si sono cancellati, non mi sono grattugiati contro la gabbia, e solo che non, insomma, un po' ho finito lo spazio, un po' basta, dolore. Preferisco il dolore e l'allenamento. Che ma durante il combattimento spaventa un po' il tatuaggio? Cioè, se vedi uno tatuata, tatuaggi da combattimento, ti danno idea di cattiva? Non lo so, a me no, magari agli avversari sì, spero. Di solito vedi questi ormai, vabbè, adesso ci sono sti ragazzi tatuati in faccia. Non so se sono le donne, fa lo stesso effetto. Non lo so, e qui infatti la domanda te l'ho posta a te. Nel senso, a te non ti fa impressione una tanto tatuata? A me no, no. Ok, quella. No, ci sta qualche fighter che sembra un po' più cattiva con i tatuaggi in faccia. Sì, con tutte le fiamme, sì. Il teschio qua dietro, capito? Però, insomma, poi va a vedere, che ne so, Johanna J. Dreyfus non c'ha un tatuaggio e fa paura. Quindi. No, vabbè, ma poi tu hai fatto dei tatuaggi a fini estetici tuoi, gusto personale. Io cioè, i tatuaggi non sono fatti. Cioè, vedo qui un pugile donna stilizzato. Sì. Cioè, tatuaggi l'ho fatti quasi tutti quanti prima di passare professionista, quindi hanno tutta altra storia. Insomma, a parte questo, c'è una lottatrice sulla gamba, ma non c'ho tanti tatuaggi sulle MMA. Avevamo praticamente fatto una sorta di scherzo, andavamo nei ristoranti, facevamo finta di essere una carovana di circensi, uno con la faccia più brutta e l'altro c'era Di Chirico che sembrava uscito dal carcere. Poi c'è stava Pirev, che ho incontrato qui, che sembrava incazzato nero. C'era Simone, un po' di altri ragazzi, e ovviamente i ristoranti si spaventavano. C'era lei, al primo ristorante ho visto che già stava incazzata. Io già stavo con la mano nel cestino nel pane, poi no, andiamo via, come andiamo? Al secondo ristorante, praticamente, al terzo ristorante hai sbroccato. Oh, se mi fate saltare un altro ristorante, mi ammazzo a tutti, praticamente. E lì mi sono ricordato che c'avevi buona passione per il mangiare. Con il cibo, sì. Ma e sta cosa del cibo, ma come la fai, diciamo, combaciare con l'impegno sportivo? Quando ho impegno a breve riesco a stare a dieta, bravissima, serissima, mi seguo praticamente da sola tutto il piano nutrizionale, sono sempre riuscita ad arrivare in peso perfetto ogni match. Fuori match mi mangio tutto quello che voglio. Quando mancano pochi giorni al peso e proprio sono i momenti in cui ho più fame, ho i sogni di cose assurde, vado a fare la spesa e mi compro tutto quello che mi voglio mangiare dopo il match. Se ma fa, sei quindi da fast food o da cose buone? No, da cose buone. Ecco, allora. Il fast food una volta ogni tanto quando proprio sto al limite, ma mi piace la bistecca, la carne buona, il pesce buono, mi piace il cibo fatto bene, mi piace. In America ovviamente sta cosa la puoi ritrovare in parte trovi tantissima roba grassa, però diciamo difficile farla conciliare con una dieta. Sì, però c'è grasso e grasso, nel senso in America è più facile seguire una dieta chetogenica, semplicemente levando i carboidrati ti puoi concedere cibo un po' più grasso, quindi col fatto che magari lì è più facile trovare carni grasse, basi più la tua alimentazione su quello e riesci bene o male a bilanciare. Quindi nonostante tutto sono riuscita a rimanere in peso in America anche mangiandomi carne cotta al barbecue. Il latte è imbevibile lì, quindi sì, una volta levati tutti i prodotti caseari, una volta levati tutto il glutine, tutti, diciamo, la maggior parte dei carboidrati, ha un'alimentazione prevalentemente basata su grassi e proteine. Ti puoi fare la ribeye a 2 settimane dal match. Vabbè, ci siamo detti veramente tante cose, cioè, siccome mi avevano chiesto, chiedi a Micol questo, chiedi a Micol quello, chiedi a Micol quest'altro e via dicendo, allora, intanto la potete seguire, lei su Instagram, mi sa che è quello dove sei più attiva su Instagram come social, perciò gli potete scrivere, potete mandare messaggi, non fate stupidi e poi ve mena. Le domande gliele abbiamo fatte, io gli domando giusto adesso da qui ai prossimi eventi, alle prossime cose, che progetti ha, se ce n'ha, insomma potrebbe pure dire, mi riposo, mi sono allenato, ho fatto tutto quanto, fatemi riposare. No, adesso me ne torno in America per un paio di mesi in attesa di news per i prossimi incontri e ci rivediamo da queste parti, insomma, verso fine di quest'anno, inizio del prossimo. E come funziona? Cioè, tu stai lì, ti alleni e c'hai un manager, c'hai sì, qualcuno? Aspetto notizie dal mio manager, mi fa sapere. Che riesce un pochettino a vedere dove inserirti come campionato. Ma
domanda, può capitare che lui ti trova qualcosa e tu non la voglia fare? Sì, certo. E tu in base a che cosa non la vuoi fare? Cioè dici è troppo scrauso, è troppo È duro, troppo scuro, è troppo è duro, troppi pochi soldi, cioè magari mi offrono un'avversaria molto dura per una borsa che non, per la quale non vale la Ok. pena, o magari mi offrono Cioè tu non un'avversaria. sei dura e pura, cioè tu ragioni, dici no, Beh, c'è ovviamente gente che sì, io vado a combattere se... pure gratis, Ma capito? all'inizio della carriera lo fai, poi diventi un... nel senso se dipende da dove vuoi arrivare. Sì, ok, fare con tutti in ogni momento, dipende pure dai momenti, ci sono... insomma... Ci sono delle promotion per cui vale la pena accettare qualsiasi incontro, ti offrono un UFC, chiunque ti offrono, eh sì, ci sono delle promotion per cui non vale la pena perché non ti dà visibilità, non è un match che ti serve, È è un match rischioso. rischioso, magari non è un momento in cui fisicamente sei al top della forma, non riesci a fare il peso, insomma ti offrono un match anche in un circuito figo dopo 15 giorni, magari non sei in peso, non lo puoi fare, ti ammazzi e fare il peso non vale la pena, oppure sì, il circuito è importante, ma ti offrono un nome grosso, ti offrono l'atleta di casa Che che vince ti chiamano per sicuro. perdere, certe Sì. volte si accettano dei match così, a me è capitato anche ai Warriors, se mi hanno chiamato per perdere contro l'atleta di casa, sono andata, il match l'ho vinto. Si E saranno ci sono mangiati altre le mani. Sì, situazioni, sì, ma all'inizio tutti bu, quando ho vinto mi sono potuta permettere di fare a tutta l'arena, tutto silenzio, nessuno parlava più perché l'atleta di casa aveva perso. Mentre sono altre situazioni in cui non si va. Spesso una voce che gira tra tutti i fighter è che in Oriente, soprattutto in Giappone, non si va mai a combattere contro l'atleta di casa perché se finisce ai punti hai Classico. perso, quindi Sì. insomma. Dipende dall'evento, A dipende meno dal che non sia match, dipende Mayweather. dall'avversario, sì, insomma. Vabbè ragazzi, allora, oh, io di più non vi posso portare anche perché poi lei ci avrà pure i cacchi suoi da fare, no? Perciò mi raccomando, se avete altre domande, poi riapprofitteremo magari una volta la disponibilità di Micole, me le scrivete sotto nei commenti, mi scrivete, oh, ma perché non gli hai chiesto sta cosa? Oh, ma io volevo sapere quest'altra cosa. Scrivetelo, ditelo, non rompete le palle poi a me e mi mandate i messaggi privati, fate i commenti così magari li legge pure lei perché Micole li guarda i nostri video, Assolutamente no? sì. È una ragazza molto attiva, come dicevo, sui social, perché non dovrebbe vedere il video? Perciò, qualsiasi cosa, scrivete e ci vediamo alla prossima occasione con Nicole. Ciao! Ciao.